Riva del Garda, 1 gennaio 2015, l'evento è il tradizionale tuffo, il tuffo da Piazza Catena, e quest'anno sono veramente tantissimi coloro che partecipano. L'acqua è freddina, più 8 gradi, ma questo non fermerà i temerari del tuffo del primo dell'anno. Dopo prendiamo perlomeno lì che ci siamo i più giorni. Signora, a Capodanno Riva del Garda, il tuffo è la prima volta che lo fa? È la seconda volta, e la prima volta l'ho fatto perché fosse un tuffo nella vita. Ci ho riprovato perché mi ha portato fortuna. Bene. Sono molto contenta, spero che vada avanti così. E non le fa paura la temperatura dell'acqua? E ho superato l'anno scorso, spero di superare anche quest'anno. In bocca al lupo e buon tuffo! Grazie, buon tuffo. Mirko, un tuffo, tu sei ormai... Pensavo di averne fatti 10 su solo 8, però vabbè. Ma hai deciso di stabilire un record? No, mi trovo qui e mi piace proprio. Ti diverti? Esatto, ricordo anche l'appuntamento del 31 di gennaio in Val di Ledro a quella della Merla, e vince la Val di Ledro. Che è quasi peggio. Sì, io vado su in bici, faccio il tuffo e torno giù in bici. Tutti così sportivi? È vero quello che dice, non è vero. Ma qualcuno che sta cambiando idea? No. 14 anni non la cambiamo più. E come mai questa passione anche per una tradizione? Siamo ad avere questa idea e dopo l'abbiamo portata avanti insieme agli altri. In bocca al lupo allora. Bravi. Andiamo. Coraggiosi. Perché questo tuffo? Boh, perché è di buon augurio e buon auspicio per l'anno tuffo e dunque per tutto il 2015. Bravo. Auguri a tutti. Auguri. Auguri. Paura di questo tuffo? No, ormai sono abituato. Quanti anni sono? Tre volte. Tempo per l'ultimo minuto. Thank you.
vai. Si rituffa? Si rituffa? Com'è andata? L'acqua com'è? Di la verità. Interessante. È la prima volta che lo fai. Quindi è un modo per festeggiare in modo diverso l'anno nuovo. Sì, per iniziare la bellezza. Freschetto. Sì, esatto, tipo liberatorio. Rifai il tuffo? Sì. Perché? Perché è divertente. Ti è piaciuto talmente tanto? Sì, sì, anche la prima volta. L'acqua è caldina? No. Insomma, non tanto, però sì. Andiamo via! Vai! Signora, ormai questa dei tuffi è una tradizione per Riva del Garda, lei è del posto? No, io sono qui in vacanza, 3 giorni, in un agriturismo, però sapevo di questo evento e sono venuta a vedere. Quindi è venuta anche un po' apposta? Sì, sono venuta a vedere questo evento che trovo divertente. Piaciuto, sì, quella giornata è splendida, a differenza di ieri. Grazie. Il calo è un numero classico, l'anno scorso che stato un record. Non è un calo. No, l'anno scorso un record, quest'anno è la normalità. È la normalità. Che finali in dell'anno. Però Donato, se è vero che il numero si è stabilizzato, devo dire che il pubblico invece presente è moltissimo come sempre. L'appuntamento ormai. Un berretto. C'è un berretto con su scritto. Cosa lui? Ecco, berretto nero. E ovviamente ringraziamo la Croce Rossa della presenza. Sì. Ti invitiamo anche a mangiare qualcosa. La fattoria. Per chi non sapesse dov'è la fattoria, è vicina, si trova vicino al palattiere. Sì. Quindi. Gran tuffatori ci sono. Da quest'anno un senatore è diventato gran tuffatore, cioè retrocesso. Purtroppo ha perso un'edizione. Volevamo portare il regolamento, così mettesse il 3P, ma non è possibile. Vincio dice no. Mentre queste sono cose italiane. E non c'è la mediazione. Cioè, no. Non si tuffa niente. Sì. Marco si è tuffato per la prima volta. Sì.
Ciao, siete del posto? O sì. Sì, sì. Quindi conoscete questo evento folklore? Sì, ogni anno, il primo dell'anno, c'è il tuffo nel lago. E tu ci vieni sempre? Quasi. Prossimo anno lo farò anch'io, quest'anno no, sono troppo raffreddata. Segnatelo, perché io non ci credo. Segniamo, altrimenti mi ha detto che non mi crede più. Ti è piaciuto l'evento? Certo che mi è piaciuto. Dalla prima volta che venivo, a dir la verità, e ho portato mio bambino a vederlo. È bello, bello. Siete divertiti? Sì, molto, molto, sì. Tu lo faresti? Assolutamente no. Mi sono congelata solo a guardarli. No, no, decisamente no. Però coraggiosi, bravi, bravi. Verrò sicuramente anche l'anno prossimo. Ti intervisto perché tu sei l'organizzatore. Sì. Quanti anni sono che c'è questo tuffo? 17 lunghi anni. 17 belli anni, tutto sommato. E sempre crescendo, quest'anno un po' in flessione, 17esimo porta sfiga. Quindi, ecco. Quanti siete quest'anno? 77, l'anno scorso eravamo 108, volevo arrivare a 120 la prossima volta. Sarà per l'anno prossimo magari meno freddo, ha spaventato un po'. Penso di sì che sia stata l'idea del freddo che ha spaventato, ma in realtà non era né freddo né brutto e quindi non bisogna mai farsi spaventare a priori. Un'idea partita da amici? Sì, e diciamo che a Riva c'è da sempre chi individualmente fa sta, cioè fa il rapporto col lago, c'è, no? Deve esserci. Nel 99 l'abbiamo un po' condensato, eravamo in 9, di cui 9 iniziali sono rimasti in 5 quest'anno e dopo ci sono allegati tutti gli altri. E allora tanti tuffi per tanti altri anni nuovi. In che modo non ci separi?